Sweet home Alabama, born in the USA. Che facciamo? Iniziamo? Ciao a tutti e bentornati ad una nuovissima puntata di Tessiland Condivision. Quest'oggi vedremo insieme tre progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya nella settimana, stavolta me la ricordo, dal 25 al 31 gennaio. Scopriremo quindi chi questa settimana ha pubblicato i progetti più belli, più interessanti e più originali. Analizzeremo un filato arrivato proprio da pochissimo in casa Tessiland. Eccolo qui, il Gazzosa. Devo anche affrettarmi prima che cada questa meravigliosa piramide. Questo misto cotone poliestere. Oh. L'avevo detto. Ci riproviamo. Eccolo qui il nostro meraviglioso Gazzosa. Questo misto cotone poliestere e poliammide in una variante di colori davvero stupendi. Questo bellissimo intreccio realizzato con un cotone molto delicato, neutro e che ben risalta tutte le altre fibre in poliestere e poliammide, che quindi daranno vita a delle creazioni davvero briose ma allo stesso tempo anche molto eleganti e raffinate. Un filato che sicuramente sarà in grado di mettere in risalto qualsiasi creazione voi realizzerete, da un classico cardigan o a un bello scialle, insomma ce n'è per tutti i gusti, dovete solo acquistarlo perché è in esclusiva solo esclusivamente per Tessiland e realizzare ciò che più vi piace. È incredibile che la piramide abbia retto finora, vero? E quest'oggi vi farò fare un bel viaggio negli States. Ma non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo subito con il primo progetto di oggi. Il primo progetto di oggi è di una dolcissima francesina catapultata nel nostro bel paese. Ebbene sì, diamo il benvenuto a Natalie Cecchini. Natalie ha realizzato questo bellissimo maglioncino prendendo spunto da un tutorial della Fata Tuttofare, che è la maglia Estela. Natalie ha utilizzato l'Ecologic Ossidiana e i ferri 4,5. Lei in realtà aveva acquistato l'Ecologic per realizzare un cardigan per il marito. Le sono avanzati 4 gomitoli. E che fai? Non ci fai un bel maglioncino? Ma certo! Ha fatto le maglie con la mezza maglia alta e i polsini con le mattonelle. E poi ha fatto un collo alto sempre con le mezze maglie alte. Ha modificato un po' il tutorial della Fata Tuttofare, ma d'altronde questi tutorial servono più da spunto e poi lasciatevi trasportare dall'immaginazione. Ci ha parlato anche un po' di sé, quindi ascoltiamo insieme il suo bellissimo messaggio vocale. Poi avete chiesto di me, allora io ho 50 anni, sono 3 anni che faccio l'uncinetto, ho imparato così da sola, un giorno mi è preso la pazzia di provare e guardando un sacco di tutorial della Fata, grazie a lei ho imparato moltissimo. Infatti faccio spesso le sue creazioni e niente, da allora non lascio più, sto facendo sempre quello, cioè sto sempre con l'uncinetto in mano e faccio di continuo sempre. Quanto era carino questo delicato accento francese. Brava Natalie, chi si ferma è perduto, quindi fai. Il secondo progetto di quest'oggi è di Caterina Failace, che ha realizzato questa elegantissima creazione modello Chanel per la fidanzata di suo figlio. Caterina invece ha utilizzato il Wilson, che qui vediamo nella variante Prada, e l'uncinetto 4,5. Non parlo ulteriormente perché dirà tutto lei in questo bellissimo messaggio vocale che ci ha inviato. Ascoltiamolo insieme. Salve a tutti voi della Tessiland, sono davvero onorata e gratificata e tanto emozionata per essere stata contattata. Mi chiamo Caterina, ho 55 anni e vivo in un piccolo paesino della provincia di Cosenza. Che dire, come tante ho imparato l'arte dei ferri e dell'uncinetto fin da bambina, cominciando da subito con accessori e capi di abbigliamento, perché i centrini non mi hanno mai affascinato, quindi ho sempre lavorato con l'aiuto di riviste di tutti i generi. Ne ho una vasta collezione. Adesso con i tutorial è ancora più semplice e vario, soprattutto con i tutorial della Fata e di Chris. Ma dovete sapere che non mi ero ancora tuffata nel mondo virtuale, infatti è da poco più di un mese che ho una pagina Facebook ed è anche merito vostro, perché mi sono invogliata seguendovi con interesse.
Quindi potete capire la mia emozione e soddisfazione per le vostre condivisioni. Mi sento come una bimba in un negozio di giocattoli. Il progetto è nato perché volevo fare un regalo alla fidanzata di mio figlio e abbiamo consultato insieme un po' di riviste scegliendo questo modello Chanel, realizzato ai ferri, appunto legaccio e rifinito appunto pelliccia nei bordi. E ho utilizzato i ferri 4,5, l'uncinetto numero 4 e ho utilizzato 5 gomitoli. Sulla scelta del filato non ho avuto dubbi perché ho utilizzato il Wilson, che è un filato di qualità e bellezza eccellente, si presta per qualsiasi tipo di lavorazione, che sia all'uncinetto, ai ferri, perché l'avevo già usato per un cardigan da uomo, per il Bactus della Fata e una collana. La mia è una vera passione, e io la chiamo la mia finestra sul mondo, e con voi della Tessiland adesso sono proprio a cavallo, perché sia per la vostra qualità, per la convenienza e soprattutto per la vostra disponibilità e gentilezza. Grazie, grazie, grazie. Beh, che dire, bravissima Caterina! E adesso passiamo al terzo progetto di oggi, vale a dire la foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana di fine gennaio. Chi sarà? Boh, scopriamolo insieme. La foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana è di Laura Nicoli, che ci presenta la sua versione della creazione My Flower, ormai tutorial di Maria Grazia Dottore che avete riproposto in tantissime, davvero stupendo, con qualsiasi sfumatura di ringolo si voglia realizzare. Laura ha utilizzato varie varianti di colori del ringo, il beige, lo sky, il viola verde e il verde, e soprattutto l'uncinetto numero 3,5. Laura ci ha detto che non è stato molto difficile realizzarlo, e per lei, che ha ripreso nuovamente in mano l'uncinetto da poco, ottenere un risultato quale appunto quello di aver ottenuto più mi piace durante questa settimana è stato davvero una grandissima soddisfazione. Ha imparato i primi punti base durante la scuola elementare, poi ha ripreso 10 anni fa per realizzare delle bomboniere e poi ha riabbandonato, e poi con il lockdown ha ricominciato, prima con delle cuffiette e poi piano piano ha iniziato anche con tutto il resto, tra cui appunto questo meraviglioso scialle My Flower. Che dire, complimentissimi Laura! Eccolo qui il nostro Alma, questo bellissimo gomitolo composto per il 70% cotone, 20% viscosa e 10% lino. E grazie a questo mix di fibre ne fuoriesce un gomitolo davvero brillante, morbido, pratico da utilizzare, leggero, e con un mix di colori davvero stupendi. Li potete vedere tutti qui, li avete visti anche nel dettaglio in Tessiland News grazie ai meravigliosi campioncini che sono stati realizzati, che vi ricordo sempre sono quindi dei telini realizzati con una larghezza di circa 40 centimetri. Ciò cosa vuol dire? Che se vorrete realizzare una maglia a pannello oppure top down, la variazione delle sfumature ovviamente cambierà, più sarà lungo il lavoro e la lavorazione, quindi più stretta sarà ovviamente la sfumatura, la larghezza della sfumatura. Ma passiamo adesso ai colori, e quindi iniziamo questo meraviglioso viaggio negli States. Il primo di quest'oggi è l'Alabama. Il vero cuore degli Stati del Sud e storico epicentro del movimento per i diritti degli afroamericani durante gli anni 50 e 60. Chi non ha mai sentito la storia di Rosa Parks, che rifiutandosi di lasciare il suo posto ad un uomo bianco sull'autobus, diede inizio alle lotte civili. L'Alabama è anche definito lo stato del cotone, coltivati nei fertili e ben irrigati suoli del Black Belt e nella valle del fiume Tennessee. E adesso voliamo nell'Arizona. The Grand Canyon State è la scritta che troverete sulle targhe delle auto in Arizona, ma non pensate che il Grand Canyon sia l'unica cosa degna di nota in questo stato, anzi, ci sono molti altri posti meravigliosi e ricchi di storia come la Monument Valley, teatro di innumerevoli film western. Questo parco, grazie alle sue inconfondibili guglie rocciose che sembrano fuoriuscire magicamente dal terreno, è uno dei luoghi che maggiormente vi rimarranno impressi nella mente. E adesso invece sogniamo con il coloratissimo e stupendo Colorado.
lo Stato centenario, in quanto esso è entrato a far parte della Federazione statunitense esattamente 100 anni dopo la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Lo Stato era abitato da popolazioni indiane, le quali hanno subito la colonizzazione degli europei che hanno iniziato a sfruttare le ingenti quantità di materiale prezioso che offriva il territorio, soprattutto oro e argento. Lo sport più praticato in Colorado è sicuramente lo sci, nelle numerose località attrezzate dello Stato, prima fra tutte Aspen. Indimenticabile è anche il parco del Rocky Mountain, che è una delle zone più decantate della regione. 500 km di sentieri vi faranno attraversare scenari alpini, vette di granito e meravigliosi fiumi, dove potrete dedicarvi al rafting, alla pesca o al semplicissimo relax. E chi non ha mai sognato di fare un bel viaggio in Florida? Sole, spiagge, mare cristallino, parchi divertimento, natura e un pizzico di follia. Parola d'ordine in Florida? Divertimento. Miami è il connubio perfetto tra paradiso tropicale e metropoli ricca di arte, raffinata cucina e sfrenata vita notturna. La barriera corallina offre l'opportunità di immersioni con viste ineguagliabili su un'infinita varietà di specie ittiche, oltre ai delfini e ai lamantini. Quando Walt Disney disse che la Florida ti catapulta dalla realtà all'immaginazione, aveva visto giusto ed espressione di questa visione è Orlando, capitale mondiale dei parchi a tema. E adesso facciamo una bella passeggiata lungo la Strip e andiamo in Nevada. Il Nevada è situato nella parte occidentale degli Stati Uniti. Il nome dello stato deriva dallo spagnolo e significa innevato per la presenza della catena montuosa della Sierra Nevada. Cosa ci fanno il Canal Grande, una piramide egizia, la Torre Eiffel e la Statua della Libertà in mezzo al deserto? Benvenuto a Las Vegas, capitale mondiale degli eccessi e delle follie architettoniche. Benché si tratti di uno degli stati più grandi degli USA, è allo stesso tempo uno dei meno popolati, dato che per la maggior parte è costituito da territori desertici. Ad esempio, qui possiamo trovare il Red Rock Canyon, che presenta una valle la cui ripida roccia nel versante occidentale assume un colore rosso insolito e si erge fino a 900 metri di altezza. E infine il meraviglioso e suggestivo Vermont. Lo stato è attraversato da nord a sud dalla catena delle Green Mountains. Da questo deriva il nome dello stesso paese, di origine francese, infatti significa Monte Verde. Il Vermont è ancora oggi un'oasi selvaggia e incontaminata, un'enorme distesa verde punteggiata da fattorie tipiche. La popolazione è talmente attenta a mantenere integro il proprio ambiente che è stata varata una legge che vieta i cartelloni pubblicitari in tutto lo stato. Colline gentili, piccole montagne nelle quali si possono ammirare animali al pascolo, anche camminando lungo sentieri tracciati. Lungo il percorso si possono visitare grandi fattorie e si attraversano piccoli villaggi, quelli tipici con le chiese di legno, con i campanili bianchi che dominano l'orizzonte della natura. E siamo giunti alla conclusione di questa ennesima puntata di Tessiland Condivision. Ormai avremo superato le 30 puntate, vero? Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella perché andremo a raffica di video, di presentazioni di filati, filati che già c'erano e che vi faremo vedere adesso sviluppati con questi meravigliosi telini che vi sono piaciuti tantissimo. Nuovi filati in arrivo, ormai siamo sommersi, navighiamo nei filati qui alla Tessiland. Di seguirci su tutti i nostri social, quindi Facebook, vale a dire Meglio di Maglia, che ovviamente conoscete, Instagram, Pinterest e TikTok. Troverete tutti i dettagli relativi ai prodotti e tutorial che abbiamo visto oggi proprio qui sotto, con tutti i relativi link. Vi ricordo di commentare qui sotto se avete richieste, avete bisogno di informazioni, perché come avete visto Tessiland vi legge, vi studia e poi mette anche in pratica. Io quindi vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a giovedì prossimo alle 15, mi raccomando. Vabbè, tanto rimane tutta la settimana, quindi. Basta, saluto.